in questo evento per il Tibet Libero, con il vicepresidente della comunità tibetana in Italia, si presenterà da solo perché il nome lo storpierei, con cui ripercorriamo alcuni, diciamo, processi storici di evoluzione della diatriba riguardante il Tibet, autonomia e indipendenza dalla Cina. C'è un trascorso storico che riguarda anche, appunto, il popolo tibetano, una pronuncia, una consultazione che c'è stata, ce ne parla. Io sono Santo Lama Jinpa, fondatore della comunità tibetana in Italia, adesso mi incarico vicepresidente. Allora, storia: quando Tibet ero indipendente, ero 13 Dalai Lama, 102 anni esattamente, oggi 13-13-1913, indipendente, dichiarato, e monete, banca, così se la tribunale, così se come una nazione. Poi dopo un anno in India, Simla si chiama, lì lasciano accordo con il governo cinese, funzionari cinesi e la rappresentante Dalai Lama e il governo inglese. Il cinese rappresentante quel giorno non è venuto a firmare accordo, è scappato. Allora questi lasciato un po' come si dice, ballo questa storia ancora. Adesso noi, grazie a 13 Dalai Lama, quello hanno dichiarato indipendente. Quando è arrivato cinese in Tibet, 49, la Dalai Lama già voleva Tibet modernizzare, dare democrazia, cambiamento, eccetera. E dopo in India, Dalai Lama, 75, 74, non mi ricordo, è dato a, come si dice, a democrazia al popolo tibetano. Dopo la fine degli anni 80, allora noi, il nostro problema non riesco a risolvere. Come facciamo? Allora, autonomia genuina, o indipendente, o satakre. Allora, questi tre, allora, sia Tibet interno, sia Tibet fuori da Tibet, 90% hanno votato e via di mezzo a autonomia. Però una cosa non d'accordo, Tibet Youth Congress non è d'accordo. Loro vogliono Tibet indipendente. E giustamente Tibet era un paese, nazione indipendente. Però Cina così è gigante, mondo sordo, non lo ascoltano, della commercio con Cina, eccetera, è difficile. E Dalai Lama ha pensato, allora scelgo via di mezzo, vantaggio per la popolo tibetana, soprattutto in Cina, per democrazia. Via di mezzo è autonomia genuina. Okay. Questi è scelto tanti di politici, esperti della Cina, cinesi, è d'accordo, molto interessati. Solo il governo ogni volta, sei volte, rappresentante Dalai Lama, rappresentante cinese, governo cinese, dialogo, poi dopo, come un bambino quando piange, dai un caramella, tipo così, sempre c'è qualcosa, sempre c'è qualcosa, e finora mai dialogato seriamente, e questo è un problema. Adesso 100, quasi 150, non proprio 50, autoimmolate per questi tibetani, vogliono che Dalai Lama torna in Tibet. Allora, questo uno. Vogliono diritti umani, vogliono stare tranquillo a casa nostra. Questi non abbiamo problema grande. Cina, ogni volta ti dici viva Dalai Lama, massacrano. Oh, bandiera tibetana, ti vai in piazza, ti massacrano a galera. E questa mancanza di diritti umani in Tibet, e Dalai Lama vogliono in Tibet questo, anche Dalai Lama vuole ritornare. Però adesso Linda Santo Lama, Italia, ha Student for Tibet, una prima Italia, queste sono quinte generazioni, e vogliono indipendenza, non vogliono autonomia. Eccolo, questi governo cinese fare con loro, dopo la Dalai Lama, io non ci sono, ma nuove generazioni, lottare con loro durano. Loro, se intelligente funzionario di governo cinese, ora c'è Dalai Lama, deve risolvere. Quante volte deve chiedere?
loro non mai sempre interessati, ma poi dopo lasciano. Questo è il grande peccato per la Tibet, per la Cina. Grazie. Quindi adesso vogliono, diciamo, l'indipendenza, le nuove generazioni vogliono l'indipendenza per il Tibet? Eh sì, le nuove generazioni non interessa l'autonomia, come se prende in giro noi stessi, autonomia, poi andare sotto il governo cinese e poi deve tenere bandiera cinese sulla casa, sul nostro governo, eccetera, non lo vogliono. Senti, un'ultima domanda volevo chiederti, volevo farti, quanta popolazione, quanti sono i cinesi nel Tibet e quanti sono i tibetani nel Tibet? Eccolo, questa è interessante domanda. Noi siamo 6 milioni, in Tibet io penso circa più di 7 milioni di cinesi, sono regimi cinesi, soprattutto militari, e poi popolo cinese, come si è scoperto America in Tibet, lì quando finisce l'università e non riescono a trovare lavoro, anche gente povera, tutti vengono in Tibet, così noi siamo, diventa come la loro battanti, i loro operai, lavoro migliore, casa migliore, così condizioni migliori, vantaggio per il loro popolo, anche questo famoso treno della portare via la nostra ricchezza a Cina, e di facile portare a loro armi, rifiuti nucleari da mondo, e di Tibet è una come una terra pura e diventa una terra di immondizia, la poi buttano fiume, animali nascono 5-6 zampe, esseri umani come ridotto come un animale, perché fiume noi beviamo, laviamo fiume, sono fiume veramente pulito finora. Adesso ho paura di anche bere acqua di fiume perché viene contaminato. Contaminato. E poi grande fiume da Tibet, da tutta Asia, acqua. Adesso loro cosa fa? Egoismo, governo cinese, fa diga, centro nucleare, potenza di correnti, c'è da fabbrica. E questi non solo tibetani, anche animali selvaggi, anche loro mettono in difficoltà. Questa acqua devi lasciare, la guerra di futuro, guerra di acqua, e Tibet c'è tanta acqua. 6 fiumi, adesso non lo so come, adesso certi fiumi sta asciugando, montagna Himalaya sta ghiaccio sciogliendo, anche questa è la causa del governo cinese, sta anche dando non solo da noi a popoli tibetani, anche mondiale, e questo il mondo deve sapere, questo è il futuro guerra di acqua. Acqua di Tibet dipende, dopo serve a tutti, a noi. Grazie.